Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come Soleil Sorge è stupita. Non avrebbe mai potuto immaginare che il suo compleanno si sarebbe trasformato in una gigantesca polemica da parte di chi non è stato invitato. Ora però parla lei e ne ha per tutti, c'è stato addirittura un momento in cui è rimasta senza parole. Lei, Soleil Sorge, è rimasta letteralmente stupita dall'ondata di polemiche seguite al suo compleanno. Persino lei che, ormai da tempo, naviga nelle tempestose acque del gossip e della chiacchiera a tutti i costi, è rimasta allibita. La sua festa di compleanno che si è trasformata in un caso nazionale. Una sfida tra coloro che sono stati felici per essere stati invitati e per avervi poi partecipato e chi, invece, ha lamentato la sua assenza dovuta ad un invito mai arrivato, non si sa per quale oscuro motivo. Ora, però, l'influencer italo-americana dice la sua. E ne ha davvero per tutti. Soleil Sorge, la festa e le polemiche, un bellissimo ristorante sullo splendido mare pugliese. Questa è stata la location scelta da Soleil Sorge per festeggiare il suo compleanno numero 28. L'abbiamo ammirata nel suo look estivo total white a girarsi felice lungo la tavolata allestita per familiari ed amici. Molti amici presenti ma, a quanto pare, non tutti, quello numero 28 è stato il compleanno dello scandalo per Soleil Sorge. Quello delle polemiche da parte di chi ha ritenuto quasi un'offesa personale non aver ricevuto il magico invito. Tra coloro che erano felicemente presenti spiccavano la grande amica dell'influencer italo-americana Diane Mello, Wanda Goria con papà Amedeo, Alessandro Basciano e Sofì Codegoni oltre, ovviamente, alla mamma di Soleil, Wendy Chi. Altrettanto copiosa la lista dei VIP inspiegabilmente, secondo loro, assenti. Chi non c'era e le parole di Soleil Sorge dedicate a loro, nei giorni seguenti l'evento che ha riguardato Soleil Sorge, si sono cominciate a levare le prime voci di coloro che non hanno potuto prendere parte ai festeggiamenti perché non invitati. Tra gli insoddisfatti compare il nome di Miriana Trevisan, che ha detto che non era neppure a conoscenza dell'importante data riguardante l'influencer italo-americana. Così come non sono mancati commenti piccati da parte di Alex Belli e Gianluca Costantino. A tutti questi Soleil Sorge ha voluto rispondere inviando loro un chiaro messaggio. Queste alcune delle sue parole, così come riportate da GossipTV.com, non avrei mai potuto immaginare che al mio compleanno potesse scoppiare un invitation gate. No comment, alcune dichiarazioni sono veramente allucinanti ma soprattutto fake. L'influencer ha poi proseguito dicendo che ha invitato i suoi amici più cari ed altri avrebbe voluto invitarli, prima di decidere di fare una festa molto intima. Chissà se queste sue parole riusciranno a placare la rabbia degli esclusi. E pensare che c'è stato addirittura un momento in cui Soleil Sorge era rimasta senza. Grazie per aver guardato l'intero video. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.